Bentornati da. Mi sentivo io, bentornati da. Vado, buona la seconda, è sempre così. Bentornati da Videodrome in via Magenta a Livorno. Io sono Frusciante, per chi non lo sapesse, sono finalmente tornato a fare una monografia con i ragazzi della Dodos Art. La monografia di questo mese è su Nicholas Winding Refn, quindi autore, diciamo, nuovo, ormai comincia a avere 20 anni che fa film, quindi nuovo. Quasi un cazzo, insomma, perché insomma ha fatto una decina di film, 20 anni, è un regista di culto, danese, chiaramente, nato a Copenaghen il 29 settembre 1970, però i genitori vengono da una famiglia ricca, diciamo così, e abbastanza artistica. Verso i 7-8 anni lo portano a New York. A New York studia alla scuola d'arte drammatica, vorrebbe fare l'attore un po' come tutti, poi si rende conto che è molto più bello stare dietro che davanti alla macchina da presa, e decide di girare un cortometraggio che si chiama Pusher, appena uscito appunto da questa scuola. Un produttore di Copenaghen lo vede questo cortometraggio, gli dice, che era, mi pare, interpretato da Refn stesso, e gli dice quindi: guarda, è forte il film, ti do qualche 1 milione, 2 milioni io, e costruiamo il lungometraggio, che è appunto il primo film di Refn, col quale esordisce nel 1996, giovanissimo in realtà, quindi a quel punto 26 anni, parte subito con questa produzione che, va detto, risente fortemente del periodo nord europeo dell'epoca, cioè dove tutti giravano macchina a mano, luci naturali, musica che usciva solo se esisteva, diciamo, nella storia, non musica, non colonna sonora, attori non professionisti. Montaggio scarno, molti scavalcamenti di campo voluti, cioè nel senso tanti movimenti di macchina che più che campo e controcampo cercava di spostarsi per cercare di dare il campo al controcampo, quindi sfocature, insomma, questa era lo stile tecnico. Però la storia, questa era veramente la storia più scema del mondo, cioè questo Frank, che è un piccolo spacciatore di eroina, che insieme al suo amico Tommy, che poi ritroveremo come protagonista di Pusher 2, spaccia, insomma, questa roba in giro finché non arriva un'offerta grossa a questo Frank da un suo amico svedese che non vedeva dalla galera. Gli chiede di portargli 2 etti di eroina, che non è più i 20 grammi che muove lui, quindi sono soldi veri. Allora decide di andare da Milo, questo mafioso serbo, che praticamente spaccia in tutta Copenaghen. Prende questi 2 etti di coca, di roba marrone, quindi eroina. Va a fare lo scambio, mentre fa lo scambio arriva la polizia, succede un casino, arresta tutti e lui praticamente è costretto a buttare questa roba nell'acqua, nel fosso, perché sennò si fa 20 anni. Torna da Milo e gli deve raccontare che gli hanno fottuto tutto e che lui praticamente non c'ha né soldi né droga. A quel punto Milo gli dice: vabbè, te c'hai 3 giorni, 2 o 3 giorni, mi devi portare sia i vecchi soldi che mi devi, e in più mi devi portare 180.000 di resto, mi devi 230.000. E il film poi si muove, diciamo così, dopo la prima mezz'ora che quella vi ho raccontato, tutto sulla ricerca di questo Frank in 1 o 2 notti, di cercare di recuperare più soldi possibili da portare a questo VIP per evitare di farsi spezzare le dita, le gambe o addirittura morire. Questa è la trama, sì, la trama, ma la trama, trama e trama sono la stessa cosa. Questa è la trama del film in realtà. Quindi una trama abbastanza, in un certo senso, rivista, c'è, cioè, la storia dello spacciatore che deve portare i soldi, se non lo fanno fuori, è un po' un classico del noir. È vero che però Refn che cosa fa? Appunto, utilizzando una specie di sistema di quello Dogma di 95 di Lars von Trier, dove appunto non ci dovevano essere musiche, montaggio, però abbozzandolo un po', non seguendo perfettamente tutte le regole, perché comunque non c'è un dogma, non c'è un dogma che le segue tutte. Forse von Trier negli idioti e basta, perché è quasi impossibile il montaggio, fare tutto senza campi e controcampi dentro la macchina, specialmente quando parla con Tommy, che cazzo fai? Cioè, spostare ci diventi scemo. È un film però che subito mette in mostra il talento narrativo e compositivo di questo tipo, perché questo giovinastro viene dal niente, non è che abbia, come ho detto, 5-6 anni di cortometraggi alle spalle, gente conosciuta, no, proprio la botta di culo di questo che gli dice: te lo produco. Il film in Danimarca costa 2 lire, incassa uno sbotto, quindi è un successo in realtà enorme a livello monetario. E si capisce anche perché: primo, perché è un film molto moderno, nel senso, con la macchina a mano, con le luci sparate, con la musica a tratti metal, a tratti da discoteca, a tratti industriale, riesce a entrare, diciamo così, negli orecchi di chi è nel metà degli anni 90 in maniera,
interessante anche per come proprio è utilizzata, perché come dicevo non è utilizzata praticamente mai come colonna sonora, ma lui semplicemente entra in macchina, c'è uno che sta ascoltando della musica e quella musica rimane solo per quando sono in macchina, o al massimo se è furbo la utilizza per altri 5-6 secondi quando il personaggio rimane in scena, però la musica esce esclusivamente dal radio, da dove uno l'ascolta nella realtà, insomma, quindi cerca di utilizzare questo sistema per dare molto più realismo alla messa in scena. Messa in scena che tra l'altro, cosa che non si fa quasi mai, lui invece per fare, diciamo così, immedesimare gli attori che poi, tranne Mads Mikkelsen e Milo, non erano attori professionisti, erano amici suoi, per far diventare parte della storia gli attori ha deciso di girarla dall'inizio alla fine in maniera temporale, cosa che non si fa praticamente quasi mai perché nel piano di lavoro uno struttura i posti. Se c'ha la location in 5 volte in videoteca, viene quei 3 giorni a giocare a girare in videoteca, anche se è staccata di 20 anni la scena, insomma, perché è da idioti. Invece lui, girando quasi tutto per la strada alla fine e in 2 o 3 location, riesce a fare questa cosa. E il film in effetti funziona bene, perché il ritmo è quello giusto. Non è un ritmo eccessivo, non è un ritmo frenetico, nel senso che non ti ammazza il cazzo come fosse un film di Michael Bay o questa gente lì che non riesce a stare dietro al montaggio. Il montaggio non è velocissimo. Quello che succede sono le cose, sono tante cose che si accavallano sempre più sopra la vita di questo Frank, che è sempre più stressato alla fine e che in realtà in tutto il film ha nell'unico personaggio positivo che sembrerebbe, poi non posso dire il finale, sembrerebbe positivo fino alla fine, in realtà è quello di lui, della donna di cui è innamorato, questa prostituta che con la quale vorrebbe scappare, che invece non dico il finale perché insomma. Questo film qui però mette subito in mostra, in chiaro, che narrativamente, come ho detto, riesce a costruire una storia in 3 atti perfetta. C'è il classico primo atto dove conosci questi personaggi, la strada che sembra un film quasi neorealista, proprio quadratissimo, questi personaggi non sono mai sopra le righe, sono credibilissimi. Nella seconda parte, quella in cui, diciamo così, Frank viene fottuto e deve incominciare a cercare a recuperare i soldi e deve incominciare a muoversi in maniera diversa con un personaggio Radanoff fantastico che poi tornerà in Pusher 3. Incomincio a capire che, diciamo così, questo piccolo pesce incomincia a nuotare in un mare di pesci grossi e che probabilmente non se la caverà molto bene. Il terzo atto invece è ritmatissimo, va sempre più veloce anche perché lui deve cercare di recuperare sempre più soldi e quindi va detto che la scena forse più iconica del film è terribile quando vanno da quello lì che gli deve dare 52.000. Lui è Radovano che gli chiede i soldi direttamente e questo gli tira un fucile, ora viene a fare una rapina, come se potessero farlo tutti, no? Ora gli deve dare i soldi, viene a fare questa cazzo di rapina e questo si spara in bocca e si esplode il cervello. Quella scena lì, visto che fino a quel momento in realtà di scene violente non eravamo, esplode come esploderà un po' in tutto il cinema di Refn, che riuscirà a unire un modo di fare anche flu a volte nella fotografia, anche dolciastro, per poi spezzarlo dopo 10 secondi con un atto di violenza enorme, ma mai però non tarantiniano in quel senso, mai sopra le righe, cioè il sangue che esce è quello che è giusto, che deve uscire dalla persona, no, 300 litri, ecco. Pusher è più o meno questo, un bel inizio, un noir quadratissimo, da strada proprio, sfocature, attori buona la prima, movimenti di macchina anche arditissimi, a volte intorno a 2000 persone, tutte le scene che entrano in discoteca sono girate benissimo. E personaggi soprattutto, perché fa tutto Refn, scrive, monta, dirige, personaggi soprattutto che colpiscono, rimangono, non sono macchiette, sia Frank che Tammy che Milo che tutti gli altri hanno una loro specificità all'interno della storia, non sono buttati lì per caso, non è un caso che poi verranno ripresi e ampliati nei successivi Pusher. Quindi Pusher è un grande successo e il nostro Refn non può essere che contento e si lancia quindi nel suo secondo progetto, che sarà un film che questa volta invece farà un flop enorme. Dicevo quindi che il successo di Pusher lo porta lì, perché ora Pusher poi esce nelle sale nel 1996-97. Essendo un regista così giovane, anche se ti offrono un film, lui decide di scrivere una sceneggiatura appositamente, diciamo così, che segua non tanto lo stile narrativo, ma che segua sia lo stile visivo che a livello di persone con cui ha lavorato segua un certo tipo di pusheranza, diciamo così. Cerca, si tiene tutto, dal direttore della fotografia anche al gaffer, al best boy, fino a tutti i protagonisti. E gira appunto nel 1999 questo Bleeder, che
che è un, anche questo è un noir, un film drammatico, a differenza di Pusher, però è in un certo senso meno stradaiolo, perché noi assistiamo alla storia di Leo e Louise, sono i due personaggi principali, e Lea e un altro, non mi ricordo come cazzo si chiama, che è il suo uomo praticamente. Sono questi quattro personaggi, diciamo così, principali della storia, che mi pare si chiama Freddy, che è il videotecaro. Ed è la storia di questo Leo e Louise, praticamente questo Leo è uno che non fa un cazzo dalla mattina alla sera, vive in questo appartamento sfasciato appunto con questa Louise, che però sta Louise si capisce essere la figlia di qualcuno che conta minimo a livello mafioso, perché il fratello Louise praticamente non fa altro che starle accanto anche ossessivamente, anche perché noi scopriamo che in realtà Leo, il fidanzato, l'ha menata più volte, ed essendo lei ora incinta, il fratello Luis, di Louise, cerca di non farla menare più, e gli dice: se la meni un'altra una o due volte sono i tuoi cazzi tuoi, tappendo a testa in giù. Questa è una storia da una parte. D'altra parte troviamo la storia di questo videotecaro che parla esclusivamente a film, cioè non conosce altro che film, parla solo di film, ed è il grande Mads Mikkelsen, parla solo di film. C'è una scena meravigliosa in cui gli arriva uno che gli vuole chiedere, poi scopriremo che gli vuole chiedere semplicemente un porno, però lui arriva e gli fa con una videocassetta a mano, gli fa: scusami, dove posso trovare altra roba? Non lo fa nemmeno finire, incomincia a dire: lì ci trovi quello, 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 e poi inizia a dire: su, ci sono i registi grandiosi, e inizia a sparare tutti gli amori di Refn. Ed è interessante, ed è, sta tutto lì il cinema di Ref, come viene citato uno dietro l'altro: Fellini, Bava, Fulci, Hitchcock, Bergman, Orson Welles, Griffith, cioè come i grandissimi registi di genere siano uniti ai grandissimi registi cosiddetti d'autore. Quindi si capisce la completezza, diciamo, di vista di questo Ref, che sa veramente da che piano casca. E il personaggio, questo videotecaro, diciamo, sembra un po' un Clerks serio, ecco, in quel senso. Sta sempre lì, non fa un cazzo, mica non incontra questa cameriera. Lea, bellissima, bella ragazza bionda, praticamente ci si innamora in un certo senso, nonostante lui sembra distaccato quasi dai sentimenti, perché, ripeto, parla esclusivamente a film. Se ti incontra, l'unica cosa che ti chiede è che film hai visto, non sa parlare di altro. E noi quindi nella trama assistiamo alla storia di questi due, e poi assistiamo appunto alla storia degli altri due, che è quella più tragica, diciamo così. Perché chiaramente il nostro Leo non farà a meno invece di dare un par di botte alla moglie, alla donna incinta, e questo farà incazzare parecchio la famiglia e porterà al finale tragico. Ora, Bleeder, va detto subito, è girato un po' in stile Pusher, nel senso che qui parecchia macchina a mano, parecchio tallonamento dei personaggi, molti primi piani, pochi campi larghi, anche qui musica che arriva quando deve arrivare, ma è un film che riflette sul cinema, bellissimo, perché loro si trovano la sera in casa di questo proprietario della videoteca a proiettarsi film di ogni tipo, di genere di ogni tipo, ed è bellissimo. E noi scopriamo però che questi personaggi, nonostante stiano tutti insieme, il videotecaro, che è chiaramente amico di quello che picchia la moglie e tutti gli altri, in realtà sono distantissimi per come sono nella vita. Perché appunto il videotecaro è proprio un mollaccione, diciamo così, è uno con l'occhialino, sta lì, un grandissimo Mikkelsen, che solitamente non fa parti del genere, giovanissimi tra l'altro, ancora nemmeno trentenni. Un film che descrive appunto l'amore di Refn per il cinema in maniera assoluta, in tutto il tutto, ma più che altro descrive un'altra volta diciamo così, un mondo, un'altra volta credibile, un'altra volta non eccessivo. Tutti quelli che dicono Lynch, mettono Lynch accanto Tarantino a Refn, secondo me hanno capito poco. Secondo me Refn è molto più von Trier ed ha molto più voglia di Bergman, e anche come descrizione è molto più realista, specialmente nelle prime opere. Non cerca soluzioni visive estreme, ma cerca esclusivamente di raccontare una storia attraverso dei personaggi che scrive benissimo, tra l'altro. E stavolta Bleeder, secondo me, è anche più bello di Pusher, perché Pusher in un certo senso aveva dei colpi, dei movimenti che, seppur interessanti, perché ormai hanno più di 20 anni, erano comunque, detto poi, un classico del genere. Invece in questo Bleeder ci troviamo di fronte a qualcosa che parte come una commedia drammatica, qualcosa che sembra non dover arrivare dove arriverà, per poi sfociare negli ultimi 20-25 minuti nella tragicità più piena, e anche in esplosione di violenza, come ho detto, che il Refn di sicuro non si va a mancare. Questo Bleeder mi pare che sia purtroppo non disponibile in Italia, perché io lo vidi, ma si parla di almeno 15 anni fa, in un centro sociale dove lo proiettarono, sicché proprio
me lo ricordo benissimo perché è un film che mazza con quegli occhialini, quell'altro con quel finale terribile dove si spappola una mano, poi capirete perché, ti rimane parecchio in testa, poi tutto quel discorso sul cinema, e quindi è un film che dimostra una maturità. Ecco, la cosa interessante di Refn è che almeno per me, che scoprirò film dopo film, è il suo cambio di stile, il suo cercare di essere sempre diverso, anche parlando di argomenti simili come Pusher e Bleeder, però cercando di dare sempre uno stile suo, un'impronta personale, ma un taglio sempre diverso all'opera. Quindi è un regista in crescita, per me, un regista che cresce sempre, e quindi questo Bleeder è un passo in più a differenza di Pusher, perché diciamo così, se di là il dogma e appunto la classicità di un certo tipo di storia era anche prevedibile, invece questo Bleeder i personaggi viaggiano un po' su canoni diversi e il finale è veramente stupefacente. Quindi che dire, Bleeder per me è un'altra opera di ottimo livello, di un Refn che dimostra un'altra volta di essere uno dei registi più interessanti dell'epoca, non a caso parte con il prossimo film, che è in realtà una produzione semi-americana. Ormai siamo appunto nel 2003 e dopo 3-4 anni dall'uscita di Bleeder, dopo un anno e mezzo di progettazione, questo film Fear X parte, una produzione sempre danese ma con chiaramente fondi anche americani. Il protagonista è John Turturro, quindi un attore diciamo così di punta del cinema coeniano, del cinema indipendente americano. Quello che gira in America in realtà Refn è un suo puro film, è un thriller noir americano un po' già distante dai due film precedenti, ma partiamo un attimo dall'inizio. Harry praticamente è un classica guardia che guarda, che tu un rubine, il classico Upim, insomma, non fa un cazzo e sta lì a arrestare il vecchietto che porta via il giacchettino. Ed è il grande John Turturro, che però sta facendo una ricerca da un bel po' di anni. Gli hanno ammazzato la moglie praticamente, gli hanno sparato in testa in una metropolitana, mi pare. E lui è anni quindi che sta facendo a tutti quelli che passano di lì, sta guardando video su video di metropolitane, tutte sta a muri pieni di fotografie con scritto accanto ogni dettaglio di ogni persona che è passata quel giorno, gli altri giorni, si sta sfondando per cercare di capire chi è l'assassino perché non riesce a trovarlo. A un certo punto la polizia gli fa intuire che loro l'assassino l'hanno anche trovato, però non sanno chi sia e non sanno al momento. Allora Harry, che è più furbo probabilmente della polizia, riesce a trovare 3-4 piccoli particolari per i quali riesce a capire perlomeno da dove viene sicuramente questo assassino, da una foto sgranata di questo assassino. Quindi decide di partire con una foto trovata sul posto dove hanno ammazzato la moglie, dove c'è una donna, andare a cercare questa donna per poi trovare questo assassino. Assassino che chiaramente, una volta, ancora prima che lui arrivi lì, noi scopriremo non è un vero e proprio giallo, cioè a mezz'ora di film. Chi è l'omicida viene subito fuori. La cosa interessante è il perché e per come, come sempre con Ref. Quindi la trama è semplicemente tutta qui: questo che va a cercare questo in un paesino innevato, l'assassino della moglie. E ripeto, non per farsi vendetta, ripeto, è tutto il film: io non sono un assassino, io voglio solo sapere perché questa è morta, no? Perché la polizia chiaramente dice: sei un cornuto. Chi è quest'uomo che ha incontrato di notte nel parcheggio? Mi pare sia un cornuto. E lui no, guarda, veniva a prendere me, ma te uscivo un'ora dopo, quindi c'è anche questa paranoia, lui vuole sapere perché la moglie era lì e tutto il resto. Non vi sto a dire perché sennò mi ammazzate. Allora, questo film qui, a differenza di Pusher e di Bleeder, comincia a essere il Refn che inizia a maturare in un certo senso. Abbandonata più o meno l'idea del dogma, la fotografia qui comincia a essere molto importante proprio per la costruzione estetica della messa in scena. Va detto che Refn non vede i colori perché, cazzo, come si dice? È daltonico. Quindi Refn è daltonico, quindi con lui il lavoro col direttore della fotografia è molto importante, anche perché Refn in pellicola distingue benissimo solo il rosso. Infatti, se notiamo, al di là di tutti i suoi film, qui in Fear X le parti è tutto rosso, cioè le parti, pareti rosse, tappeti rossi, anche perché comunque il rosso, essendo lui un amante di Fulci, Bava, Argento, il rosso è uno dei colori più potenti a livello cinematografico che si possono trovare. E qui comunque, nonostante talloni sempre i suoi personaggi, nonostante il ritmo si fa più lento, si fa più rarefatto,
cominciano ad esserci anche, diciamo così, delle svisioni oniriche, dei movimenti, delle cose in avanguardia sperimentali a livello visivo, che invece mancavano in Pusher and Bleeder, che erano ancora molto realisti. Qui il realismo un po' si va a perdere, in un certo senso, per poi ritornare in tutta la seconda parte, tranne che poi nel finale, che anche qui non vi posso dire, no, è terribile fare le monografie senza poter dire il finale, però, perché il Non finale, farlo, è no, una realtà spoiler, è poi. realtà spoiler, sembra di Alieni, tanto, Quindi si sa tanto. tanto film di Refn bene finiscano, ma al di là di questo. Questo film è molto interessante proprio perché è prima di tutto massacrato dalla critica, sia europea che americana, che lo reputa un pasticcio, un casino, un troiaio. Invece il film è probabilmente dei primi tre il migliore. Prima di tutto perché finalmente Refn scopre una cosa incredibile, cioè il cavalletto, cioè riesce a mettere una macchina sul cavalletto, a inquadrare con inquadrature morbide anche, non per forza spigolose. Poi ripeto, la fotografia diventa parte integrante vera della messa in scena, così come gli attori sono tutti molto bravi, tutti professionisti, c'è quello dei Guerrieri della Notte, John Turturro, e poi c'è un leggerissimo punto in più, c'è le grandissime musiche di Brian Eno, che è il mio preferito, e quindi che gli danno anche un senso proprio d'avanguardia anche, da quel punto di vista. Nonostante poi la storia, ripeto, anche qui sia classica, cioè Refn nelle storie non cerca poi, a livello proprio di soggetto, di partenza, delle trame così complicate, perché poi anche qui ci troviamo semplicemente a un uomo che ha riammazzato la moglie e che cerca l'assassino, cioè tutto qua. Quello che riesce a fare Refn perfettamente è costruire intorno una serie di personaggi che sono tutti credibili e tutti interessanti. E poi è uno dei pochi registi che riesce a creare questa forma esteticamente così, magari non perfetta a volte sbilenca, ma così affascinante che riesce a dare peso anche a una sostanza che magari ha meno sostanza di quella che può sembrare di primo acchito, anche perché poi tutti se lo dimenticano, ma il cinema sarebbe più immagine che parole. Cioè, quindi è molto interessante perché Refn è uno di quei registi che con le immagini fa parlare molto di più che con i dialoghi. E quindi a me questa cosa è sempre piaciuta. In Fear X, flop allucinante, è costato 7 milioni, non ci ha ripreso soldi nemmeno con le vendite di DVD, eppure è un film che visto ora, che sono quasi 15 anni di tempo passato, rimane un film freschissimo in un certo senso. Fosse uscito adesso, probabilmente molti, fosse fatto da un bimbetto di 25 anni in Italia, un film si griderebbero tutti al miracolo e si inchinerebbero. Invece lo fece Refn, che all'epoca già non era nessuno, fu massacrato, appunto, il pubblico lo fischiò da tutte le parti, non lo capirono nessuno, quando invece secondo me resta uno degli esempi più interessanti di come il suo cinema si evolve e cambi sempre in meglio in un certo senso, perché poi comunque dopo i primi due Pusher così grezzi nella loro forma e nella loro sostanza, proprio grezzi, basilari, in questo Fear X si cerca di trasformare il discorso appunto della sua messa in scena così particolare in un qualcosa che risulti più classico, ecco, in un certo senso. E questo classicismo, però, come ho detto, viene spezzato da momenti di avanguardia pure e di sperimentazione che probabilmente Refn aveva già in mente anche per i vari push, ma che qui anche il budget e tutte le cose a disposizione danno più possibilità. Quindi, che posso dire di più? Per me, Fear X è un bellissimo noir che, naturalmente, come tutti i film di Refn, ti lascia più con domande che con risposte, ed è un film interessantissimo anche perché lo porterà poi, visto l'insuccesso, a dover girare di fila due Pusher per cercare di rientrare con la sua casa di produzione dei soldi che ha speso e che ha buttato via in Fear X, che non si è inculato nessuno. Allora, come dicevo, l'insuccesso di Fear X però porta in un certo senso a una finire una trilogia iniziata con Pusher, perché Pusher diventa film di cult, un culto vero in tutto il mondo, viene venduto e quindi lui come produttore gli viene in mente, proviamo a fare la parte 2, visto che comunque abbiamo lasciato un personaggio a terra spicciolato di pedate come Tammy, che era Matt Mitzer, che da Frank nel primo, perché era convinto che sia stato venduto alla polizia, quando in realtà viene arrestato anche lui. Quindi in realtà Pusher 2 porta via dalla situazione Frankie, mantiene gli stessi Milo e altri che appariranno in maniera più breve, però mantiene, diciamo, lo stesso ambiente, proprio gli stessi personaggi, e fa però perno stavolta su Tommy, che è Matt Mitzer, che è il personaggio di questa ragazza, che è il figlio del duca, di questo
di uno comunque abbastanza potente nello spaccio della droga, nel rubare le macchine di Copenaghen, che esce di galera e che quindi deve reinserirsi nello spaccio e nella vita della malavita, chiamiamola così. E quindi cerca di rientrarci iniziando di nuovo a rubare le macchine per il padre e tutto il resto. E in più quando esce scopre che una vecchia fiamma ci stava insieme a lui, è incinta di suo figlio. E quindi c'è anche questa... Non si sa, però lui così, tutti gli dicono così, lei è convinta e tutti gli dicono così. La cosa più interessante del film resta che a lui non gliene frega nulla, lui rigarba l'idea quasi che sia suo figlio, quindi se no... Allora, a differenza di Pusher, appunto, qui a livello di forma e di sostanza, nonostante siamo vicini, come tipo di racconto, sempre la storia di questo giovane che deve arribattarsi da una parte all'altra per recuperare di fare soldi, poi fa il passo più lungo della gamba, poi va nel casino, deve uscire poi alla fine da grossissimi casini che ha fatto e che più altro gli hanno fatto anche intorno, del quale lui a volte ci combina poco, poi è fantastico questo rapporto di odio da parte del padre e di amore da parte sua, perché in realtà il padre su Luca lo reputa un cretino, questo Tommy lo maltratta sempre. In effetti Tommy fa anche una cazzata tipo di rubare una Ferrari e portarla dentro un garage di mafiosi, cazzo rubi una Ferrari, è chiaro che la segue subito la pula, quindi è anche un po' rintronato questo personaggio, e si capiva già dal primo Pusher che era un po' rintronato perché è drogatissimo poi tutto il resto, quindi è un po' rincoglionito. La cosa però bella del film è proprio come in realtà stavolta, nonostante ci sia macchina a mano e tutto il resto, stavolta segua un'evoluzione ancora diversa, Ref, perché prende quello che aveva prefatto in Fear X e non se lo dimentica. Quindi, come abbiamo detto, nelle luci dentro il locale abbiamo dei neon fortissimi, abbiamo delle luci stavolta accuratissime, non così naturali come in Pusher e in Bleeder, nonostante negli esterni la luce naturale sembri tornare a essere protagonista, per riportare un po' anche a quel tipo di forma che tanto era piaciuta comunque agli amanti appunto del primo Pusher. Ed è giusto, anche perché comunque la strada fotografata in quel modo rende ancora di più. Ma è il personaggio di lui che è proprio fantastico, perché in realtà ci rendiamo conto che è un buono, è un coglionazzo, è uno che è figlio di questo duca e si trova nella condizione però di essere un malavitoso, e malavitosi quindi rubano, ammazzano, fregano, e quindi è quello che farà Tommy nel film, ma lo farà attraverso una narrazione completamente diversa dal primo Pusher. E quelli che amano di più il secondo li capisco, e sono quasi tutti persone che amano un po' di più il cinema un po' più lento, perché se nel primo Pusher comunque ci sono i suoi tempi morti, in questo Pusher 2 i tempi si allungano, si dilatano, un po' come succederà anche per Drive, comincia a dilatare i tempi il refren, comincia a crescere probabilmente, a voler far parlare ancora di più le immagini, quindi sono fantastici tutti gli incontri con la, diciamo così, la donna, e tutto l'amore che questo Tommy mette anche solo nel toccare questo bambino, che potrebbe essere, come dice la sua amica, di mezza Copenaghen. Questa si è trombata a mezza Copenaghen. Quindi l'idea proprio che lui ci creda è proprio perché il film in realtà alla fine parla di una mancanza enorme di amore fra un padre e un figlio in tutti i due sensi. Quindi diventa quasi una tragedia greca come condizione. Ora non voglio dire cosa farà Tommy, ma andrà nell'atto più estremo. E comunque il finale con Tommy, e qui spoilerizzo, sull'autobus che se ne va col figlioletto in mano, chiarificatore di tutto quello che Refn voleva dire e specificare in questo film. Un film bellissimo, come detto, interpretato da Mikkelsen, incredibile, che cresce film dopo film, anche perché se in Pusher questo personaggio l'aveva trattenuto, in Bleeder gli aveva cambiato completamente il personaggio, aveva dato questo timidone col cappellino che si faceva cazzo, cioè, qui esplode anche in tutta la sua bontà, perché ha delle espressioni di ma anche in tutta la sua furia in un paio di momenti in cui perde completamente la testa. Quindi questo Pusher 2 è bello, è fantastico, proprio perché nonostante tenga la stessa ambientazione, nonostante tenga e mantenga lo stesso umore, diciamo così, di Pusher, ne è un secondo capitolo che però vive anche da solo, cioè uno anche può non aver visto Pusher tranquillamente e godersi appieno
questo grandissimo Pusher 2, ripeto che è uno di film di mafia insieme a Pusher, Pusher 3, come dicevo, più belli usciti negli ultimi 20 anni, cioè sono film quadratissimi, e il 2, quello di cui parleremo dopo, è veramente diciamo così, secondo me la chiusura di un cerchio a un certo punto. In questo Pusher 2 lo stile iniziale di un certo tipo di Refn si chiude. La maturazione è avvenuta al 100% e non si può non notare da delle inquadrature bellissime, che sono una su due, una inquadratura su due lascia a bocca aperta, e ripeto, un regista così giovane dirige gli attori in maniera perfetta, quindi cosa posso dire di più? Questo Pusher 2 è probabilmente, partendo da Pusher, Bleeder, Firex e Pusher 2, è il miglior film fino a questo momento di Refn, che dimostra, come ho detto, una crescita incredibile e che lo porterà a fare almeno 2-3 capolavori nel futuro. Subito anno successivo Refn non si ferma, visto che Pusher 2 ha un grandissimo successo, decide di girare Pusher 3, e per la gioia del sottoscritto, che è il personaggio che ha amato di più dei due Pusher, il protagonista mi diventa Milo, il serbo cattivissimo che già avevamo visto cattivissimo nel primo film, che aveva al suo servizio il grande Radovan, come diciamo, che gli dice: ma come fai, nella scena del primo che gli chiede Frank, ma come fai a farti dare i soldi? Ma lì per lì sono parole, poi qualche colpo, poi gli pianto un coltello in un ginocchio, giro finché non li stacco e ne levo la rotula. E quindi diciamo che i personaggi di questo film, del terzo Pusher 3, sono un po' assurdi. Ma partiamo dall'inizio, la trama è questa: la figlia di Milo, nella quale già noi nel primo sentivamo, ma prima o poi questo ragazzino se la sposerà, quindi in realtà si porta avanti delle intuizioni, questa figlia di Milo si sposa, si deve sposare, quindi c'è Milo, il nostro mafioso spacciatore assassino che fa un po' tutto Rico Kenai, che deve mettere su il matrimonio della figlia, lo vuole mettere su nel modo migliore, anche perché la figlia è incredibilmente scritta più stronza di lui, cioè non è che te all'inizio noi vediamo la figlia che è tranquilla, poi in realtà scopriamo che è ancora più infame del padre, gli dice: muoviti, ammazza, fai, cioè questa ha preso tutto dal, te pensi magari la tiene lontana, no, è proprio un pezzo di merda anche lei. Al di là di questo, Milo è un personaggio cambiato a differenza degli altri, sembra un personaggio, specialmente tutta la prima parte, molto più posato, molto più tranquillo, va a disintossicarsi, tutte le scene di nella parte degli alcolisti anonimi, dei drogati anonimi, è fantastica, anche perché va detto che tutti quegli altri sono veri, quindi ha cercato il realismo anche in questo. È un film che un'altra volta fa un passo in avanti, perché ancora di più di Pusher 2, qui il cinema della Dogma, diciamo così, il cinema con spalla a mano, scompare completamente per dare spazio a un regista che ormai riprende anche il movimento di un cerchione che si muove in maniera splendida. Fotografia eccezionale, musica come al solito, stavolta un'altra volta che viene più dalla natura, diciamo, che da una colonna sonora stretta, come è successo per Fear X. E quello che colpisce, come ho detto, è proprio come un film girato quasi completamente all'interno di una stanzone dove verrà fatta un matrimonio, riesca ad essere così forte, perché noi in realtà troviamo questo personaggio che si vorrebbe, diciamo così, ripulire sto Milo, e che invece viene nel giorno proprio del matrimonio della figlia, o a pochi giorni, viene a sapere che c'è questi giovani albanesi che gli vogliono rubare la piazza. Allora si incazza come una bestia e decide di fare una guerra con questi albanesi. Per fare la guerra e finirla soprattutto e fare a pezzi il cadavere, deve richiamare Radovan, quello che noi abbiamo visto che levava appunto i ginocchi nel primo film e che era amico in realtà di Frank, che nel primo film appunto diceva che voleva aprire un ristorante proprio a Frank, e che qui ritroviamo come padrone di un ristorante, che però dice: siccome te sei Milo, ti faccio un favore, nonostante sia anni che non lo faccio più, vengo da te, ci penso io a fare un bel ripulisti. E di lì una delle scene più terribili del mondo, spoilerizza anche questa, quando iniziano a appendere questo, iniziano a squartarlo, sì, che sembra che lo fanno mentre parlano di cazzate, è un maiale, poi è proprio la normalità, cioè questo senso di normalità, di vita così devastante, all'interno di un racconto un'altra volta realistico, perché realistico e realista, perché Refn, quando tocca questi coi Pusher e Bleeder, rimane sempre coi piedi per terra, cioè questa è una cosa bellissima, perché se riesce ormai a livello estetico a fare quello che vuole, le inquadrature, i movimenti di macchina sono lentissimi ma sempre perfetti, come ho detto è un grande direttore di attori, perché gli attori sono tutti fantastici. È un film proprio che si differenzia anche questo da Pusher 2 per ritmo, per tempi, questo allunga ancora di più i tempi
sono veramente rarefatti. Cioè, uno è dei tre film è quello più lento, quello più che ti dà più una carica ossessiva, ti senti addosso tutto il peso di questo Milo, che è un personaggio comunque, a differenza di Frank e degli altri che erano piccoli, questo è un personaggio più grosso, un personaggio che appunto meritava questo ampliamento in questo Pusher 3, perché è tutta la faccia di bell'attore, è fantastico, è ingrassato nella differenza del primo. E poi anche Radovan con gli occhialini che sembra tutta Modino, è fantastico. Ma soprattutto anche perché il ref un'altra volta dimostra che quando lo chiamano anche lui un regista che fa dell'eccesso alla sua, ma io non lo trovo vero. L'eccesso di ref è semplicemente quello di mostrare in maniera realistica la violenza per quello che è, non cartoonizzarla quasi mai. E quindi questo modo di fare molto anni 70, che è andato a perdersi col tempo, perché ormai, come ho detto, ci sono i post tarantiniani che non hanno capito una sega, ci sono i fumetti, questa roba lì che danno cazzate alla gente e non si rompono nemmeno pigliano 7-8 azzotti nel viso, la mandibola rotta, nemmeno vella, dente e parte, nulla. E quindi trovarsi di fronte a uno che mostra la violenza per quella che è, né esagerata né ridotta al minimo, è un po' diciamo così impopolare su un certo punto di vista, però in realtà rende di nicchia e rende popolare Refn questo fatto, quindi è un po' una cosa particolare, questo essere Refn così demodé in realtà lo rende di moda in un certo senso. Quindi che cosa posso dire di più di un film come Pusher 3? Andrebbe visto e rivisto, c'è il come si dice, il bloccone, il classica collezione da 3 DVD, compratela nei link qui sotto, meritano tutti e tre. Questo Pusher 3, poi come ho detto, è la storia di Milo. Milo era secondo me il migliore personaggio di tutti, quando nel primo gli dice mi devi 50.000, e noi scopriamo, lo dico qui anche se avevo parlato prima di Frank, che Frank in realtà, nonostante gli scatti di violenza, era un bonaccione, perché lui doveva dare 50 a uno spacciatore così tosto e cattivo, in realtà lui doveva avere 52 da un coglione, quindi se voleva poteva essere in pari quando voleva. Invece Milo è uno di quei classici personaggi che fanno bello amico mio e poi ti scozza dietro l'angolo. Quindi un film che meritava assolutamente di essere portato sullo schermo, anche perché è probabilmente una grandissima chiusura del cerchio, e di qui in poi i prossimi film, diciamo così, saranno sempre più personali, sempre più schizzati da parte di un Refn che abbandonerà anche per l'80%, diciamo così, il realismo che in realtà in questi film lo aveva reso famoso. Sa, ok, vado. So. Quando vuoi. Su, cazzo. Siamo nel 2008. Sì. Insomma, Bronson. Con mitico Tom Hardy. Sì. Da batacchio di fuori per tutto il film. Sì. Quando vuoi. Che tutti gli uomini, c'ha la fava picciando, c'ha la fava normale, lasciatelo sta. Cioè, cosa stai? Le donne non gliene frega un cazzo, un'altra volta vanno, se lo pensano magari sono cazzi loro, ma sono più intelligenti, non esternano queste puttanate, perché quando uno guarda il film le vede la dimensione, come se io guardassi il film le dimensioni delle tette di una. Cioè. Vabbè, io vorrei essere più Fassbender che Tom Hardy, questo è certo. Vabbè, Fassbender c'ha un idrante, c'ha una fava, però vedi, siamo noi se la ragione. È tristissimo. I Push erano il successo che lui sperava, diventano cult anche questi, quindi riesce a trovare una produzione in più con qualche milione di dollari. Girato in Inghilterra, è la storia vera di questo Bronson, che è una storia un po' assurda, perché è la storia di questo Charlie Peter, che non mi ricordo nemmeno io, che ha un nome lunghissimo, che in realtà è un figlio, la storia... Qui è veramente semplice, cioè è figlio di una famiglia borghese, ha una famiglia normalissima, moglie, figliola e tutto il resto, però è un po' schizzato di testa. E vorrebbe essere qualcuno, cioè questa cosa di voler essere qualcuno. Un giorno decide di fare una rapina a un banco posta, mi pare una cazzata, recupera tipo 50 sterline di merda, ma gli danno 7 anni, che è una cosa assurda, gli danno 7 anni di galera, va in galera e lui in galera si rende conto che diventa il divo che vorrebbe diventare, cioè diventa cattivissimo, tutti lo temono, tutti sanno chi è lui, e chiaramente inizia a farsi chiamare con il suo idolo, il nome del suo idolo di quel periodo, siamo negli anni 70, ovvero Charles Bronson, quindi Charlie Bronson, da qui il nome con cui tutti lo conoscono nel mondo. Chiaramente è una storia vera, quindi siamo di fronte alla storia di quest'uomo che si sta facendo ancora galera, che ha fatto più di 30, quasi 40 anni di galera, nonostante in realtà non abbiamo mai ammazzato nessuno e abbia fatto un paio di rapine e qualche botta ai poliziotti, quindi una cosa un po' assurda. Quindi la trama è questa, è Bronson che cerca di vivere
diciamo così, la sua vita all'interno della galera, proprio perché solo all'interno della galera riesce a esprimere se stesso anche come artista, perché poi diventerà un pittore e tutto il resto. Nella vita poi i suoi quadri sono veramente ben valutati e tutto il resto. Come dicevo, cosa fa di questo Bronson un'opera assurda e originale? Prima di tutto, qui incomincia veramente a buttarla di fuori a livello narrativo. Noi inizia il film con un teatro e con Tom Hardy, grandissimo protagonista, già truccato di bianco con baffotti, che inizia a raccontare la sua storia, quella di Bronson. Quindi abbiamo già un metateatro all'interno del cinema, quindi già abbiamo, diciamo così, uno spettacolino, ci mette di fronte quasi a uno spettacolo di marionette, in un certo senso, Rev. E gira un film fantastico, fantastico, che si basa al 90% in realtà poi sull'interpretazione di Hardy, perché è in scena quasi tutto il film. È un film incredibile, sia perché riesce a dare uno spaccato anche politico e sociale di quel periodo inglese, dove tutti morivano di fame, non c'era lavoro, era un casino, era un periodo veramente di merda. Uno spaccato anche della ingiustizia, di un certo tipo di giustizia, che comunque da 7 anni a 1 per la prima rapina, così... è un po' una bomba, fantastica la scena con la mamma col sorriso, dai farei solo 4 anni, come se fosse nulla, fosse una giacchettata. Però ripeto, la cosa bella è proprio come lui riesce a costruirsi un'identità all'interno del carcere, e lo fa lentamente, e lo fa attraverso una costruzione che è sempre interrotta da flashback, flash forward, non segue una linea narrativa pulita, dritta. Anzi, è quasi tutto, come ho detto, sempre intramezzato da queste parti teatrali, dove Hardy resta sopra le righe, con questa, quasi sempre con questa maschera bianca. Bellissima la scena in cui è truccato da una parte da questa donna che parla dei servizi sociali, e dall'altra parte invece Hardy stesso, diciamo così, Bronson stesso, che non fa altro che girarsi velocissimamente e cambiare sia espressioni che movimenti. Quindi una prova incredibile d'attore, ma soprattutto un'idea geniale per far capire anche come il cinema possa lavorare su un'immagine ferma, perché l'immagine è statica, e su come possa lavorare attraverso appunto una forma narrativa che non sia per forza quella del dialogo classico che noi vediamo col canto del controcampo, il campo largo e poi via da dietro davanti. Qui Refn comincia a portare la sua regia a un livello ancora più alto, cerca di raccontare la storia col suo sguardo, uno sguardo tra l'altro di un ragazzo tranquillo, perché poi Refn è un tipo molto tranquillo, basta guardarlo nelle interviste che parla dei suoi film come se parlasse di film di genere, ed è questa un'altra cosa molto interessante di Refn, che in realtà è una specie di Fulci in quel senso, nonostante abbia poco a che vedere come racconto, perché non fa horror puri come Fulci, anche se Fulci, va detto, ha fatto di tutto, guardatevi la monografia se avete voglia. Ma come Fulci però entra nei generi, come è entrato a gamba tesa nel genere del noir e lo ha trasformato nel suo sguardo, lo stesso ha fatto col giallo in Fear X, e lo stesso fa con, diciamo così, il biopic, il racconto biopico. Per me i film biopic sono terribili al 90%, per me è roba tipo Ray, andrebbe bruciata in pubblica piazza, e non sopporto quelli che si mascherano uguali. Invece lui racconta la storia di questo Bronson attraverso l'eccesso, anche un eccesso barocco anche di messa in scena, ed è incredibile proprio per esempio la parte in cui lui decide di uscire e dice basta, come sono stato qualcuno qui riuscirò ad andare da mio zio che mi farà fare di qui, di là, di su, di giù. Si innamora di quest'altra che lo caga a zero, un'altra volta lui continua a non capire un cazzo perché è un po' rincoglionito questo Bronson. Anzi, va a fare una rapina l'anello per questa tipa lì che gli aveva detto 30 secondi prima non ti cago, sposami, lei gli dice che cazzo vuoi, e lui viene rimesso chiaramente in galera. Così come è terribile tutta la parte in cui lui soffre all'interno del manicomio criminale, perché lì non può essere se stesso, perché viene sedato dalla mattina alla sera, quindi è rincoglionito dal livio, messo lì così, e cerca in tutti i modi di sfuggire a questa terribile cosa, e l'unico modo che troverà è quello di far finta di ammazzare uno che dice di essere pedofilo per poter ritornare così in galera ed essere il Bronson che lui vuole essere. Un film incredibile dove, come ho detto, la messa in scena la fa da padrone. Qui abbiamo una colonna sonora da urlo, un montaggio fantastico, cioè il montaggio è eccezionale, e in più tutte le scene
violentissime, perché questo c'ha degli spazi di violenza molto forti, sono incredibilmente attenuate da un'ironia fortissima, perché questo Bronson, appunto, quando racconta se stesso in forma teatrale, la butta proprio sul surreale, sul grottesco, fa ridere e fa anche un po' sentire in colpa, diciamo così, lo spettatore che si trova di fronte a un criminale comunque, che però risulta simpatico in un certo senso, risulta completamente assente, completamente estraneo quasi alla vita normale. Ormai la sua vita è quella. La scena importantissima è quando il maestro va, il bibliotecario è fantastico, che lo tiene lì, poi si mette tutto, che gli dice ungimi tutto, perché così è più facile, ha ragione, che quando ti saltano addosso in 5-6 unte e nudo non ti pigliano bene. Ma è fantastico quando lui fa i quadri e questo qui dice: questo è bravissimo, lo facciamo uscire di galera perché deve andare qui, e lui li piglia male. Allora prende il critico d'arte, che poi è quello che gli insegna a lui a dipingere in galera, lo porta in questa specie di cantina e praticamente un'altra volta si rispoglia e rifà: venitevi, perché lui non vuole assolutamente uscire di galera. E come sente questo vic che gli fa: ti facciamo uscire, ti preoccupare, diventare qualcuno, in quel senso lì, la ributta di fuori. Quindi un film completamente anarchico come costruzione, anarchico come personaggi e anarchico anche come soluzioni estetiche, perché comunque, a differenza degli altri film, qui i tagli di luce, appunto, ma anche a volte, nonostante non sia in bianco e nero, anche a volte espressionisti in un certo senso, questi tagli che tagliano proprio di netto i visi, tagliano di netto le stanze, risultano un passo in più, un passo ancora in avanti nel livello di costruzione estetica di un refn che non si ferma mai e che con Bronson dimostra un'altra volta di poter gestire un qualsiasi tipo di storia, perché gestisce appunto un biopic attraverso una cosa che però non sembra assolutamente biografica, ma che sembra inventata da quanto è folle. È anche vero che metà delle cose sono state in effetti romanzate, perché sennò non ci uscivi fuori. Ed è anche vero che Tom Hardy recita così bene perché ha passato tipo 3 mesi in carcere con il vero Charlie Bronson per farsi capire com'era davvero. Ed è inquietante vedere com'è bravo a farlo, perché non si assomigliano un cazzo, ma è veramente bravo nel movimento, nel modo di parlare, in quelle braccia, appunto, che quando cammina non stanno mai fermi, cammina come fosse un soldatino, un vero idiota. Ed è questa la cosa bella del film, secondo me, che il protagonista del film è in realtà un eroe, ma è un eroe che è un idiota, quindi un vero antieroe idiota che gira attorno a delle sequenze, come ho detto, straordinarie, tutte costruite perfettamente, delle quali non posso parlare più di tanto perché sennò vi sputtano tutto il film, ne ho già dette già alcune molto interessanti. E questo Bronson è, secondo me, il passo proprio che lo porterà alla costruzione dei prossimi altri film. Qui, come ho detto, incomincia a darla di fuori di testa e a cercare uno stile che sia sempre più personale, che con questo Bronson e con i film successivi sarà sempre più personale e soprattutto sempre più identificabile, sempre più riconoscibile. Nonostante, ripeto, secondo me qualsiasi film di Refn, che sia Pusher o che sia The Neon Demon, ha sempre il suo taglio, il suo sguardo. E quindi questo Bronson risulta veramente uno dei film più belli degli anni 2000 ed è forse il primo vero capolavoro di Refn, che resterà lì nella storia. Ne parleremo magari fra 20 anni, vediamo se nel 2030, 2035 sarà ancora lì e diventa un cult assoluto e lancerà in realtà la carriera di Tom Hardy, perché ha un personaggio fantastico. Allora, qui ci troviamo di fronte a un altro capolavoro per me. Le regole del buon recensore dicono che te all'inizio della recensione non dovresti dire cosa ne pensi del film, perché sennò non arrivi in fondo, no? Che funziona così: quando scrivi un pezzo, metti un po' di trama, inizi a parlare del film e poi le ultime 5-6 righe solitamente vai alla conclusione, perché sennò nessuno arriva lì. Cioè, se te parti un film meraviglioso, finito di leggere, va bene, non dovrei farlo, ma tanto questo è un video, quindi chi vuole arrivare in fondo arriva in fondo lo stesso. Non è scritto, è molto meno faticoso per la gentaglia di oggi che non legge più un cazzo. Comunque, sarebbe bene a leggere più libri e ascoltare meno me, però va bene lo stesso. E, diciamo così, questo Valhalla Rising del 2009 è un capolavoro assoluto, è uno dei film, diciamo così, in costume, possiamo chiamarlo così, uno dei film epici, va, più importanti degli ultimi 30 anni, secondo me. Un film incredibile, è la storia di questo One Eye che noi vediamo nel primo capitolo, perché va detto che il film è diviso in 6 capitoli, ognuno con un titolo proprio, prima all'ultimo, Il Sacrificio. È la storia di questo One Eye che noi vediamo all'inizio del film essere prigioniero di alcuni vichinghi che lo utilizzano esclusivamente legato per fare battaglie con altri schiavi, altri vichinghi, ed è imbattibile. One Eye ammazza praticamente tutto quello che cammina. Cosa succede alla fine del primo capitolo? Che One Eye si riesce a liberare e ammazza tutti i suoi, diciamo così, padroni,
e ammazza tutti questi vichinghi tranne un bambino che si porta dietro. Nella loro fuga incontrano un gruppo di vichinghi cristiani che decidono di andare in barca, furbissimi, a Gerusalemme per riprendersi la terra, diciamo così, del loro Dio, che è appunto quello cristiano. Quindi poi è il viaggio di loro finché non arrivano in questa nuova civiltà che poi noi scopriamo essere più o meno l'America del Nord. Sbagliano completamente, vista questa nebbia incredibile, si perdono, si ritrovano in questo posto dove ci sono questi indiani, chiaramente, che li faranno guerra, e i nostri, diciamo così, vichinghi cristiani decidono di rimanere lì per portare la parola di Cristo a questi infedeli. Questa è più o meno la trama. Un'altra volta Mikkelsen decide di lavorare con Refn, perché dopo che gli aveva dato quei personaggi in Pusher e in Bleeder si rende conto, primo, che Refn è un grande, secondo, hanno avuto un rapporto di amicizia, e poi gli regala questo personaggio, questo One Eye, che è fantastico. Un film allegorico in maniera incredibile, ci si potrebbero trovare 6.000 chiavi di lettura. Io invece cerco di analizzarlo innanzitutto come film di genere in sé, come film epico in sé. Qui l'epica diventa realmente quello che è. Non siamo più di fronte a questo tipo di epica anni 2000, degli ultimi anni, modello 300, dove tutto è di plastica, dove il digrignare dei denti e gli urli ha ucciso l'epica invece del racconto. Qui il racconto è portante, è una base che non può essere cancellata. In più questo personaggio One Eye è costruito in maniera assurda, assoluta, non ha praticamente quasi un passato, non sappiamo nemmeno chi sia. Questa specie di viaggio nella nebbia sembra quasi un viaggio infernale, un attraversamento di un qualcosa che era meglio non attraversare, che li porterà all'inferno in realtà, più che diciamo nella terra paradisiaca di cui parla tanto il nostro capo vichingo messianico. Un film poi che ha dalla sua dei combattimenti fantastici, cioè siamo nel realismo puro, qui quello che colpisce è quello che fa, non siamo di fronte a una scelta di mostrare un eccesso prima di tutto di ritmo a livello proprio di narrazione, perché la narrazione è lentissima, cioè il film è parlato pochissimo, il film cerca di far parlare tantissimo le immagini, ce la fa sempre di più, ha delle immagini meravigliose, un uso del digitale strepitoso, una fotografia immensa, un Mick Madsen senza occhio, delle One Eye, che è poi il nome che gli dà il ragazzino, perché One Eye alla fine manco parla, cioè dirà tre parole mi pare, quindi un personaggio veramente muto, un personaggio che non si capisce bene che cosa ha passato, ma del quale riusciamo a capire che non avrà futuro, perché è un personaggio distruttivo in sé, proprio distruttivo come personaggio, costruttivo esclusivamente probabilmente per il bambino, unica parte che ancora secondo lui è forse pulita, forse è diciamo così che merita di vivere in un certo senso. Lui non dà valore alla vita umana perché non dà valore alla propria vita, un personaggio molto particolare, e poi tutta la parte iniziale è geniale, proprio tutta la parte in cui gli fanno fare i combattimenti e lui sembra così sottomesso, ti rendi conto che è un forte guerriero ma non ti rendi conto dove potrebbe arrivare, e poi tutta la parte finale in realtà diciamo così che la butta molto in tragedia diventa un assoluto del genere. Ora per me è quasi impensabile pensare a un film epico senza che mi venga in mente fra i 10 migliori film Valhalla Rising, mi viene subito, perché è un film che costruisce la sua epicità attraverso le azioni, attraverso la messa in scena, attraverso la trasformazione di alcuni personaggi, e non si ferma esclusivamente alle botte, non si ferma esclusivamente al muscolo gonfio, non si ferma alla barba. E poi è incredibile anche come sono i costumi, come sono le scenografie, come sono i trucchi. Questi vichinghi sono sporchi, sono schifosi, fanno tutti cagare, non c'è un personaggio positivo in realtà, è come non c'era in quasi nessuno dei suoi film, cioè, specialmente di questo tipo. Un film che ti entra anche sotto pelle, perché in un certo senso mentre lo guardi
secondo me questa è una cosa che ha voluto fare anche Refn, in certi punti ti distanzia, ti separa quasi dalla storia e sembra quasi che tu stia leggendo un libro, appunto. La cosa bella del film è che parlando molto poco e utilizzando molto le immagini diventa quasi una lettura, hai bisogno di essere concentrato mentre lo segui, hai bisogno di capire tutte le sue indicazioni anche nei primissimi piani di alcuni oggetti. È un film che ha proprio bisogno di essere osservato dal suo interno per essere capito. Per me è un capolavoro, un capolavoro di estetica, un capolavoro di forma, un capolavoro di recitazione e soprattutto un film che non lascia mai la sensazione di avere buttato via il tempo. Lo vedresti 6.000 volte, l'ho visto già una ventina di volte, lo riguarderei sempre. Tutte le volte che lo vedo mi dimentico di alcune scene, mi viene in mente altre e colgo particolari che non sono stati colti nella visione precedente. Quindi che posso dire di più? Per me Valhalla Rising resta uno dei migliori film degli anni 2000 e con Bronson fa una coppietta incredibile, due film girati uno dietro l'altro, uno più bello dell'altro, due capolavori che se, come ho detto per Bronson, passeranno il tempo, la vagliatura del tempo, il timbro del tempo, cioè nel 2050 saranno ancora lì, vuol dire che forse avrò avuto ragione, che sono due capolavori. Ma questo Valhalla Rising veramente mette in condizione qualunque spettatore, anche quello che vuole il cinema d'autore bergmaniano, perché ha anche qualcosa di Bergman, appunto è sempre un regista nord europeo, non può non apprezzare un film incredibile, secondo me, a 360 gradi, che tutti dovrebbero vedere per capire come si gira il cinema negli anni 2000. E qui si arriva al Refn definitivo, nel senso, per il pubblico generalista e anche per la critica, che fino a Valhalla Rising sì, lo ha apprezzato e tutto il resto, ma non è riuscita a secondo me a prenderlo a fondo, perché era sempre massacrato o non massacrato. Questo Drive invece ha diviso molto meno la critica. Prima di tutto forse perché ha vinto il miglior premio alla regia al Festival di Cannes, quindi poi aveva già al suo interno un Ryan Gosling che aveva già fatto un bel po' di cose, ma che qui probabilmente prende il personaggio che lo lancerà definitivamente. E poi dicevamo, uno dei film che è costato 10-15 milioni e ne ha incassato un centinaio nel mondo, quindi il più grosso successo di Ref. Successo anche dovuto non solo al passaparola delle persone che amavano il cinema d'autore, un certo cinema, non tanto anche come me di genere, perché poi per me sono tutti, come ho detto, film di genere, solo che il genere lo fa l'autore, cioè se l'autore è talmente in grado di metterci la sua impronta, di trasformarlo e di rendere qualcosa di originale, il genere chiaramente diventa autoriale. Se uno invece fa principalmente quello che hanno già fatto altri mille, diventa inutile. Però va detto che questo Drive ha un po' del Driver l'implacabile di Walter Hill, qualcosa c'ha. Ed è la storia di questo pilota che non ha nome, praticamente, che è il più grande pilota per i furti che si possa mai aver visto. Lui ti dà 5 minuti, con lui sei sicuro che scapperai dalla polizia, finita la rapina, finito quello che devi fare. Appunto la storia di lui che vive in questo albergo, che fa lo stuntman di mestiere, come copertura appunto del fatto che fa il driver, ovvero il guidatore esterno per quelli che vogliono fare una rapina, che lo chiamano, gli danno soldi e via dicendo. Non fa parte di una banda, non è legato a nessuno, vive in questo albergo e riesce a fare solo amicizia, diciamo così, con la vicina di casa e il figlio. Questo è. E in più riesce a ricevere da un paio di mafiosi la possibilità, con il suo amico, diciamo, che li trova le rapine, di poter mettere su una squadra di corse da macchina per fare una specie di NASCAR, una cosa del genere. Cosa che andrà chiaramente a puttane, perché il film prenderà tutta un'altra piega. Prenderà tutta un'altra piega quando uscirà il marito di galera della vicina di casa, che appunto verrà massacrato di botte da questi mafiosi che gli dicono: o fai una rapina e ci porti tot soldi, oppure noi massacriamo la tua famiglia. Allora il nostro driver, legato appunto dall'amore per questa donna e per questo bambino, decide di fare il piano insieme al marito per cercare di portare soldi a questi qui. Naturalmente non tutto va come deve essere, tutto è mezzo programmato, è un'inculata, e di lì parte, diciamo così, la ricerca di questi mafiosi verso il nostro pilota, e soprattutto poi di questo pilota verso i mafiosi, perché va detto che la cosa interessante, partiamo subito con la critica più che con la trama, che tanto è questa, va detto subito che è interessantissimo questo personaggio del driver, perché come per Valhalla Rising e come per altri suoi personaggi che noi vediamo venire dal nulla nei suoi film, non ha un vero background. Noi non sappiamo che cazzo faceva prima, sappiamo solo che è arrivato 6-7 anni in città,
mi pare a Los Angeles, che ha fatto, che fa il meccanico, è bravissimo, che fa il pilota, è bravissimo, ma non sappiamo da che cosa viene. Certo è che un'altra volta Ref, con due tre piccoli particolari, ti fa capire che questi sono messi contro la persona sbagliata. Lo capiamo ad esempio in un particolare solo, quando arriva un tipo che lui è in una tavola calda che sta bevendo, e arriva e gli chiede: oh, te sei il pilota, ho per te un bel lavoro, si fa questa rapina qui, che lui si gira e gli fa: guarda che chi cazzo sei, che cazzo vuoi, non ti avvicinare a me, perché se mi riparli un'altra volta ti sfondo la faccia, a pedate ti spacco tutti i denti, rimani. Ma glielo dice con una faccia che non è nemmeno alterata, è monofacciale, è un grandissimo Ryan Gosling, che riesce a esprimersi esclusivamente anche solo con la voce, in lingua originale rende molto di più. E quella scena è già chiarificatrice sul fatto che questo personaggio non è così lello e così buono come sembra, così silenzioso. È silenzioso perché probabilmente non ha cose da dire, quando ha le cose da dire le dice. Film incredibile e bellissimo, per me non è il suo capolavoro, io ho preferito Valhalla Rising e Bronson, come probabilmente ho preferito forse Solo Dio Perdona e anche Neon Demon, però è uno dei suoi film più prima di tutto conosciuti, e ripeto, il passaparola sì, ma poi c'è stata anche la fregatura verso il pubblico che continua a guardare i trailer senza capire che i trailer sono fatti per vendere qualunque cosa. Quindi quando ti fanno, magari sono qui in videoteca, ti consiglio questo film, mi fai vedere il trailer, ma il trailer è bello per forza, cioè il trailer ti vuol vendere il film, cioè cazzo è impossibile, cioè. Quindi c'è questa cosa, il trailer era molto, se ti ricordi, buttata la Fast and Furious, cioè vedevamo tre scene di rincorsa, l'azione, lui che spara, non lo farà, un trailer confusissimo, non si capiva un cazzo, ma c'erano le macchine, c'era la topa e c'era il classico figura col giacchetto, con lo scorpione, che poi hanno venduti tantissime a migliaia dopo il film, un giacchetto inguardabile tra l'altro. Qui, come abbiamo detto, la storia della rana e dello scorpione. Sì, qui, come abbiamo detto, Cliff Martinez inizia a fare le musiche, un certo tipo di synth pop interessante, perché mi ha detto che Refn è fissato con un certo tipo di metal estremo e con una new wave, un post-punk proprio da synth pop, Human League, Pet Shop Boys, potevano essere gli Ultravox, sentiamo insomma parecchia new wave. E non è un caso che i suoni siano molto anni 80, proprio con anche produzione di Cliff Martinez. Solo che è un film bellissimo, perché anche questo è un film diviso pienamente in tre atti. Cioè nel primo atto cominciamo a capire che cosa sono i personaggi che vengono messi in scena, perché nonostante per esempio la donna di cui si innamora la vediamo poco, è veramente ben scritta, in pochi dialoghi e in poche inquadrature riesce a farti capire la condizione. In più, in tutta la prima parte noi conosciamo un personaggio che in realtà poi è fantastico, nella seconda parte dove avviene questo discorso e altre cose vediamo invece diventare altro, per poi esplodere nella terza parte e diventare quasi un film d'azione, per essere Refn, quasi un film sincopato in quel senso. Film devastante, ci sono degli scatti di violenza che lascerebbero chiunque basito. In più, come ho detto, la cosa interessantissima anche di questo personaggio è che non gliene frega un cazzo dei soldi. Ad esempio, non è uno che lo vedi lo fa per i soldi, è proprio uno che gli piace guidare. E questa cosa è fantastica. L'idea della sfida, secondo me, dello sfuggire ai poliziotti, è molto più forte dei soldi che dovrà prendere in realtà, perché poi fa una vita di merda, fa il meccanico, non è che se li gode questi soldi. Eppure piglia tipo $1,000 per fare una scena che si rotola la macchina. Però non gli interessano probabilmente. E non gli interessava nemmeno il contatto umano, invece questo ritrovare qualcosa verso di lei gli fa ritrovare una certa umanità per alcuni momenti. È un classico, la scena dell'ascensore, dove noi vediamo prima un certo tipo di profondità di campo ferma, con l'immagine ferma e un taglio di luce molto forte da neon, che piano piano la macchina fa uscire di campo uno dei tre, cioè quello che a noi non interessa, e lascia solo lui e lei, si avvicina alla luce, come per magia cambia, diventa flu, inquadra solo loro due e parte una scena romantica bellissima, si danno un bacio meraviglioso che dopo 4 secondi è spezzato dalla violenza con la quale il nostro pilota ammazza questo che è voluto per ammazzare lui, sbriciolandogli la testa per terra a pedate, e finisce la scena meravigliosa con lui che guarda lei e l'ascensore che si chiude, ed è un po' il senso del film questo. Poi di lì in poi chiaramente tutto degenererà in una sequenza di scene una più bella dell'altra. Questo forse è il film, per questo forse è piaciuto di più al pubblico normale, diciamo così, che forse è il film narrativamente più limpido, insieme al primo Pusher, quello infatti sono quelli che garbano di più, è il più pulito, non va avanti indietro, va lì, è semplice, è diritto, è quadratissimo. In più anche il finale, qui devo di spoiler, anche il finale dove lui non si sa se vive o muore, per tante persone secondo me è immortale, lui, ecco, non può morire.
mola tutti i soldi lì, ammazza tutti i mafiosi, si fa fuori tutti. Poi c'è un grandissimo Ron Perlman, che tutti ricordano per Hellboy, e nessuno ricorda per questa parte del mafioso che è ebreo, è incazzatissimo, perché anche qui in realtà poi i soldi che sono stati rubati non sono veramente soldi di loro, e c'è un casino che non vi voglio stare a spiegare, perché poi in realtà, nonostante la trama sia molto semplice, la sottotrama è piena zeppa di diramazioni. Un film comunque che ha fatto storia in un certo senso, perché ormai Drive è conosciuto da più o meno tutti, Ryan Gosling è quasi un'icona in quel senso lì, le musiche sono stratosferiche, sono rimaste anche quelle nell'orecchio, ha venduto tantissimo la colonna sonora, quindi c'è il regista, secondo me, quando va oltre a quello che sa fare lui, chiaramente, no? Lui non sa guidare, è daltonico, ma ha una fotografia fantastica, piena di colori allucinanti, quindi lui probabilmente è uno di quei classici registi che fa bene e si fa dare molta mano dai suoi collaboratori, che poi sono più o meno sempre i soliti, e quindi avrà molta fiducia nel direttore della fotografia, così come avrà avuto molta fiducia nell'operatore quando ha dovuto girare le scene d'azione, dove c'è anche una seconda unità e dove avrà preso qualcuno probabilmente in grado anche di farle. Lui le ha costruite chiaramente come regista, e poi l'operatore, diciamo così, il reparto tecnico è riuscito poi a metterle in scena. Tra l'altro la prima... diciamo così, il primo inseguimento è incredibile, quello che parte a 100 all'ora si ferma, si mette dietro, fa passare la macchina, riparte, va dietro la polizia, poi la polizia lo becca, allora deve andare a 200 all'ora, prima è incredibile, e è anche bellissimo proprio come finisce, nel senso che finisce in quel parcheggio, lui non sta nemmeno aspettando gli altri, lui come finisce, ha finito il suo lavoro nel parcheggio, si mette il giacchetto, cappellino e si leva dal cazzo, hai visto che segue la partita, mi pare di baseball, per beccare i tempi giusti. E chiaramente lui è fantastica la sua frase, vi do 5 minuti, un minuto in più e me ne vado, quindi vi cago qui, non me ne frega un cazzo. Un film fantastico, fotografato benissimo, come ho detto, montato in maniera divina, con sequenze molto lente che però non sembrano esserlo, mai un film mai noioso. Qui Refn è proprio l'opposto di quelli che dicono il film è lento, mi sono fatto due palle. La lentezza è un pregio in molte cose, ripeto sempre, bisogna trovare cose semplici per far capire alle persone quando uno cerca di dare degli esempi, e ripeto, la lentezza è una cosa che può essere piacevole, a tutti piace fare una sveltina da 10 minuti sulla lavatrice, che è nostra veloce, però per me se ti fai una trombata di 3 ore fatta bene, probabilmente è meglio fatta bene, perché se no allora arriva la noia, e lì è un'altra cosa, ma non è colpa della lentezza, è colpa della trombata, cioè, la logica è questa, e la lentezza del film non è mai la colpa della noia, la noia è se il film è noioso, che è un'altra cosa, ok? Quindi se questa qui che ci trombi è noiosa e sta come un muro per 3 ore, probabilmente era meglio 10 minuti, ma non è il caso mai di Refn, secondo me, che è uno di quei registi che non riescono a annoiare mai, nemmeno quando sta fermo per 20 minuti su un'inquadratura, perché quell'inquadratura è talmente bella e studiata che potrebbe essere dipinta e messa in un qualsiasi museo di New York d'arte moderna. Quindi che dire di più, Drive è un grandissimo film, non il suo miglior film, ma è sicuramente un film che merita di essere visto e rivisto, e che ha finalmente aperto perlomeno le porte a Refn per fare il cazzo che vuole. Ok, quindi dopo essersi portato a casa la palma per miglior regia a Cannes con Drive, un qualsiasi altro regista al mondo avrebbe detto vabbè, mi importa un cazzo, piglio soldi, piglio 80 milioni e vado a fare Guerre Stellari 18, non lo so, vista la fama, o vado a fare una cazzata qualsiasi. Dicevo, quindi un regista qualsiasi sarebbe andato a fare un'opera ancora più commerciale per cercare di guadagnare ancora di più. Invece il folle di Refn dirige una storia che aveva in testa da una decina d'anni, e che si ambientava a Bangkok, perché lui è anche un fissato, va detto chiaramente subito, ha rimasterizzato Terrore nello spazio di Bava, è fissato con Dario Argento, con Fulci, col cinema d'azione orientale, con i noir francesi, col polar, quindi è un regista veramente che ama il genere, che si è trovato a girare dei film che poi di genere sono, ma che, come ho detto, lui, un po' come Fulci, che era un terrorista, entra all'interno del genere e lo destruttura. E questo probabilmente lo ha portato a scrivere questo film di vendetta, perché poi questo revenge movie, che sin dai titoli scritti in thailandese è in realtà una produzione appunto thailandese insieme alla sua casa di produzione solita, che proprio segue in un certo senso, a livello anche di sonoro, suoni delle spade, suoni delle macchine, proprio un certo cinema anni 70, quasi irrealistico, per quanto poi in realtà è realista, è realistico in altre determinate situazioni. Comunque questo film è solo Dio per Dino, Only God for Dino. Allora, è stato fischiatissimo a Cannes, massacrato, nonostante ci fosse stato qualcuno che in realtà ha fatto anche la standing ovation, uno di quei film che invece secondo me è un film eccezionale.
film incredibile, un film veramente difficile, un film, come ho detto, di vendetta. Allora, il film narra la storia di Julian e Billy, che sono due fratelli americani che sono scappati dall'America. Julian perché ha ammazzato il padre, e Billy gli è andato dietro perché è completamente un pazzo fuori di testa, stupratore, assassino, che gestiscono una palestra di Thai. Sono allenatori di Thai Box, che in realtà copre il loro giro di droga e tutto il resto. Cosa succede? Succede che un giorno loro vivono a Bangkok, fanno la loro vita del cazzo. Un giorno Billy fa il passo più lungo della gamba, ammazza una ragazzina minorenne. E praticamente Chang, arriva un capo della polizia di Bangkok, decide di farsi vendetta da solo, cioè prende il padre della bambina ammazzata e lo costringe a ammazzare lo stesso fratello di Julian, ovvero Billy, ammazzato in testa. Dopo poi taglierà il braccio anche al padre di lui, perché se lo merita, cioè perché ha mandato la figlia a prostituirsi. Quindi questo Chang è un personaggio assoluto. Nel film non ci sono personaggi buoni, ecco, il personaggio buono nel film praticamente non esiste. Esiste forse questo Chang, che è un personaggio che ha una certa etica in un certo senso, ma è un'etica però della violenza, della vendetta pure lui. Cosa succede comunque? Aver ammazzato questo ragazzo non fa capire bene a Chang che comunque questo era il figliolo di una delle più grosse mafiose americane. Quindi cosa succede? La madre prende parte dall'America, arriva in Thailandia e insieme appunto al nostro Julian, ovvero Ryan Gosling, mette la vendetta per andare a cercare chi ha ammazzato fisicamente il figlio maggiore Billy, e chi soprattutto ha dato l'ordine per fare questa cosa. Allora, il film in questo è bellissimo, il rapporto fra i personaggi è gigantesco. Noi vediamo che in realtà fra Julian e Billy, finché non c'è la madre, c'è un rapporto di simbiosi, sono molto stretti, molto vicini. Però noi capiamo anche che Julian, in un certo senso, ovvero Ryan Gosling, è più debole dell'altro, ha più cuore. Non è un caso che quando scoprirà, spoiler, chi è che ammazza, in realtà lo lascia vivo perché lo vede già appagato, ha perso un braccio, ha perso la figlia, mi pare sia pari. Invece la madre gli dice: che cazzo fai, questo va fatto fuori. E però nessuno di qui nasce il rapporto incredibile della madre con il figlio, che sta con questa donna bellissima, e una scena emblematica è quella del pranzo, no? Quando dice: ti voglio presentare tua madre, la madre cattivissima, quanti pompini hai fatto con quella bocca lì, a quanti cazzi hai preso, in una scena anche delirante, in cui in realtà vediamo che il nostro personaggio di Julian, Ryan Gosling, che ci sembrava anche forte, anche in un certo senso onesto, diventa quello che è, cioè un figlio di una mafiosa di merda, perché quando lei gli dice: ma ti rendi conto che cazzo ha detto? Lui non gli risponde, vabbè, gli dice: mia madre ha fatto bene, dice il cazzo che gli pare. Quindi c'ha questo senso di inferiorità verso l'altro fratello, che la madre dice essere più bello, col cazzo più grosso, che si capisce anche che c'è qualcosa di incestuoso, fortemente incestuoso, ma che la mamma aveva preferito di mortone Billy perché c'aveva il cazzo grosso, lo dice lei chiaramente. Il film poi si sviluppa come un classico film di vendetta, cioè chi cerca uno, chi cerca l'altro, e poi alla fine la vendetta diventa sempre più grande. Il problema poi alla base in realtà è che nemmeno la nostra mafiosa si è resa conto di quanto è folle, potente e importante questo Chang, di quanto in realtà si siano messi contro entrambi a qualcosa di enorme, sia lei che Chang stesso, perché tutti e due, Chang senza saperlo chi ammazzava quasi alla fine, e lei senza sapere in realtà che non era il classico cazzone appunto con la massa base, ma che era in realtà uno che aveva alle spalle una ben grossa, diciamo così, fornitura di uomini a sua disposizione, anche perché sono tutti poliziotti, non aprono bocca. Noi riconosciamo che sono poliziotti perché hanno il distintivo, potevano essere mafiosi tutti se non avevano il distintivo, perché lui dice di essere, va detto tra l'altro che il film è praticamente, parlando pochissimo, il 90% è parlato in thailandese con i sottotitoli, e quindi in realtà già qui Gosling porta su un altro piano i due livelli. La parte thailandese è molto più dialogata, è incredibilmente molto più simile a un film appunto thailandese. La parte invece in cui vengono descritto Gosling e la sua famiglia incomincia a essere completamente surreale. Ci sono scene dove lui già vede Chang con la spada in mano che lo punirà. Ci sono scene in cui le luci danno importanza a dei dettagli enormi, come ad esempio le mani viste come qualcosa che porta, oltre a essere l'ultima estremità, la cosa che ti fa differenziare da tutti gli altri animali del mondo, perché la possibilità appunto del polio opponibile, la possibilità di avere
la forza. E le mani come segno di amicizia, le mani come segno di disprezzo, le mani sono tutto nel film. Pugilato poi la Tai. Oltretutto lui fa anche la figura di merda perché sembra che sia un grande pugile, non è un cazzo nessuno, è che lui ha spaccia droga lì e piglia tante di vele mazzate da quell'altro che non se le scorderà per tutta la vita, da Chang, che poi era quello che in palestra si vede così da giovane, quindi era un grande picchiatore Thai. Un film completamente folle in questo senso, che tutta negli ultimi 30 minuti la butta completamente lì fuori per accendere luci dove non è. Il film ha, mi sento di dire una cosa, rosso. Ecco, io non ho mai visto tanto rosso come in questo cazzo di film. Cioè, parti, ma rossi potentissimi, rossi di ogni tipo, rosso fortissimo, rosso lieve, rosso che vira verso l'amaranto, rosso che vira verso il viola, ma sempre rosso, rosso in ogni istanza. Il rosso è il colore. È vero che qui disse Refn che lui aveva pensato tutto molto colorato e che disse che essendo il rosso il vero colore che lui definitivo, che riusciva a vedere per forza, ha preferito usare il rosso per non sbagliarsi, perché voleva che quelle luci fossero proprio quelle che lui vedeva. Va detto che il film funziona proprio benissimo, un film di vendetta incredibile, non è quei classici film di vendetta, appunto, la io vi troverò del cazzo, non pensate di trovarvi davanti a giustizia privata la gente che esce di galera dai tunnel così e va a ammazzare i politici e poi ci rientra e nessuno se ne accorge, non pensate a queste stronzate di io vi troverò, so dove siete, no. È proprio un film che in realtà sotto questa maschera del classico film di vendetta ha in Gosling un, diciamo così, un direttore che cerca di infilare in realtà quello che gli interessa, probabilmente il suo rapporto con i genitori che non è molto chiaro, e soprattutto il rapporto di Ryan Gosling come Julian con la madre, che come ho detto lo maltratta tutto il tempo, eppure questo figlio è sempre devotissimo. Financo a, e qui bisogna dire un'altra volta spoiler, nel finale quando la madre viene ammazzata, lui gli apre il ventre proprio altezza grembo, altezza o diciamo così utero, e gli infila la mano come fosse una rinascita, un ricongiungimento finalmente con la madre che non l'ha mai voluto in realtà, da quello che si capisce l'ha sempre considerata una merdina, e oltretutto madre infamissima che nella scena prima lo stava infamando con quello della polizia dicendo io non ho fatto un cazzo, ha fatto tutto il mio figliolo che ha ammazzato anche il mio marito laggiù, che si capisce in realtà benissimo che è stata lei che gli ha detto fammi fuori tuo padre. Quindi un film complessissimo, pieno di chiavi di lettura, che Gosling ha addirittura definito di fantascienza, qualcosa, e posso anche capirlo in un certo senso, perché dai colori, dal montaggio, dalla messa in scena, se appariva un alieno da un momento all'altro, un po' modello più che alieno, un mostro modello pasto nudo, ci poteva anche stare. Forse il film, ecco qui mi sento di dirlo, più cronenberghiano di Refn, un po' di horror quasi, dove il corpo e il sangue sono proprio mescolati, dove finalmente in questi film si fa capire che siamo fatti di sangue, sperma, budella, non siamo semplicemente dei corpi che vanno a giro, ma siamo fatti da un macchinario costruito all'interno e fatto determinate cose che viste fanno schifo, cioè inutile dire che sono belle. E in realtà poi la cosa splendida di questo autore è che queste cose orribili, schifose, riesce a renderle qualcosa di artistico, qualcosa di gradevole alla vista e di indispensabile a livello narrativo. Quindi che posso dire più di un film come Only God Forgives, che chi lo ha criticato lo riguardi bene bene perché forse non ci ha capito una sega. Chi lo ha amato ha fatto secondo me bene perché ha capito il film, chi lo ha amato solo perché si danno delle tre spadate e c'è il cattivo giapponese cinese e spara a tutti, è come al solito il classico ritardato che guarda Schwarzenegger, a me non mi interessa. Per il resto il film andrebbe proprio analizzato molto meglio di come lo faccio io, in maniera scena per scena, ma ci vorrebbero 15 ore per analizzare solo quel film, perché è talmente pregno di cose interessanti, sia a livello tecnico, come ripeto, perché il montaggio, come ho detto, è anche qui colonna sonora micidiale, sia che a livello artistico il film è zeppo di contenuti, alcuni ve l'ho detto, alcuni scopritevi anche un po' da soli, perché il bello appunto del cinema, specialmente del cinema di Refn, è che essendo un cinema fatto di intuizioni anche per lo spettatore, ha delle chiavi di lettura diverse per molti diversi spettatori, quindi ognuno magari ci vedrà qualcos'altro di quello che non ci ho visto io, ci vedrà qualcosa che io ci vedo. Quindi la cosa per me, ripeto, interessante di Refn, soprattutto di Solo Dio Perdona, è che non ha una semplice chiave di interpretazione del film di vendetta, ma che è praticamente un discorso generale sulla famiglia, sull'amore, sulla morte, sul sangue e soprattutto sulla necessità di ogni essere, di essere umano, di essere capito e amato, e questa è la base del film. Un film strepitoso che purtroppo non ha avuto il successo che meritava, ma che non ha fermato comunque Refn a fare forse il suo film ancora più assurdo, che è quello successivo. Allora,
E ci siamo, è l'ultimo film, ora stiamo attendendo quello che voleva fare, ha mollato parecchi progetti, era stato chiesto di fare appunto The Equalizer, quello con Denzel Washington, subito dopo Drive gli è andato nel culo, era stato chiesto di fare Barbarella, gli è andato nel culo, è andato in culo a tanti progetti, diciamo così, mainstream, che dovevano portarlo in America a sfondare. E per cosa poi? Per buttarsi in uno dei film più criticati degli ultimi 20 anni, più odiati da tutti, più meno capiti dall'universo. Questo film è bellissimo, film del 2016, The Neon Demon. Ne ho parlato in 26 video più o meno, perché lo consigliai quando uscì al cinema, lo consigliai quando uscì in DVD, l'ho consigliato all'anteprima, l'ho consigliato anche al bar prima, lo consiglio sempre praticamente. Comunque, The Neon Demon è ancora più al succo la trama. C'è questa Jessie, che è Elle Fanning, che da una cittadina classica del sud va a cercare di fare fortuna, a fare la modella nella grande città. Questa ragazzina arriva e sfonda subito dal primo momento, perché noi capiamo che ha un tipo di bellezza che attrae in maniera incredibile tutti. Tutti si girano a guardare, tutti ne sono stupiti, tutti. Tutti ne sono già anche invidiosi in un certo senso. Ed è appunto la storia di questa Jessie che inizia a fare sempre più strada nel mondo della moda. Chiaramente, diciamo così, circondata da un'amica che è una truccatrice, o presunta tale, non truccatrice ma presunta amica, e da altri personaggi come il suo fidanzatino, un fotografo famoso ed altre modelle che gli stanno intorno. A tutto il film, ha detto anche di Refn, è un elogio alla bellezza, è un elogio alla distruzione della bellezza. In che senso? Nel senso che, oltre ad essere un horror puro, e poi vi spiegherò perché non ci avete capito un cazzo, è un puro horror, cioè proprio un horror puro. Chiaramente deflagrato dalle iniezioni di follia refneniane, chiamiamole così. Il film è bellissimo perché appunto mostra la bellezza per quello che è. E Refn fa appunto questo discorso sulla bellezza in maniera incredibile, perché fa capire che lui è innamoratissimo della moglie, ha detto che il film è dedicato alla moglie perché la moglie è bellissima, in effetti la moglie è una bellissima donna. E lui non ha mai capito perché tutti si girassero a guardarla, no? Quando entravano giovani. E poi ha cominciato a capire la forza, la potenza della bellezza pura, ok? Non la perfezione della bellezza, la bellezza pura. E quindi lui decide, a detta di parole sue, di mettere in scena questa allegoria sulla bellezza che è nascita e distruzione, nascita e morte, perché in realtà la bellezza è vero che ti porta, la persona che l'ha, la persona così bella, è vero che è facilitata in determinate molte situazioni, perché la bellezza ti apre tante cose. Però è anche vero che in realtà sei invidiato tantissimo, è un qualcosa che ti porta tanto odio. Questo era il discorso che voleva fare basilare, diciamo così, Refn. In realtà però poi il film non è questo, è anche questo, perché poi sarà nel discorso finale, conclusivo di lei sulla piscina, esprimerà anche questo concetto. Ma la cosa bella del film è che è un vero e proprio horror, perché io, la mia chiave di lettura è semplice. Lei, questo tipo di bellezza ti porta alla magia, ti porta ad essere una strega. Non è, perché belle ce ne sono tante anche lì. Il discorso alla base già del fotografo quando dice la bellezza pura, non ritoccata, no? È quella che piace più di tutti, perché poi in realtà ci sono gli 2-3 modelli che si sono rifatte tutte, che sono anche più belle di Elle Fanning, che però non hanno la purezza. Lui punta a questo, no? E fa quel discorso terribile in cui c'ha le due modelle davanti e gli dice che praticamente fate cagare un contatto, un cazzo, la bellezza pura è lei, dove il ragazzino si gira e gli dice non è vero, cosa cazzo ragioni, lei è una donna intelligentissima, e lui gli dice ma guarda, se non era buona così ci uscivi. La realtà dei fatti è che ci esci perché è una bellezza pura. E di lì infatti comincia a girarsi questo personaggio che sembrava poter essere base all'interno della trama, scompare nella scena successiva quando lei poi cambierà, diciamo così, dopo che avrà l'incontro con il demone Neon, chiamiamolo così. Comunque il film in realtà è un puro horror, perché lei è una strega, lei è chiaramente una strega che ammalia tutti, perché lei non è che come posso dire, è bella e fanno sì, ok, è bella e hanno un modo di comportarsi solo come fosse bella e basta, è chiaro, chiarificatore proprio quando va a fare la prima sfilata di prova per far vedere se viene scelto o no, che prima di lei sfilano 5-6 più buone di lei, cioè. Eppure lui è lì che, visto, pulisce, guarda, cosa, non la caga nemmeno. Lei come entra in scena, in campo, neanche la guarda, non la sta nemmeno guardando, già tira su, già la presenza lo pone a guardarla, e come la vede non stacca lo sguardo, quindi in realtà lei è una strega inconsapevole probabilmente, ma ha quel potere.
il potere che tutte le donne vorrebbero avere, cioè quella di essere unica, guardata da tutti, posseduta non solo fisicamente, ma posseduta proprio come essere, come anima. Tutti vorrebbero essere lei, quando lei dice appunto alla fine tutti vorrebbero essere come me, che manda a fanculo il ragazzino. La realtà dei fatti è questo, che siamo tutti buoni a dire la bellezza non conta, no? È quello che siamo dentro. Poi in realtà il 90% della gente guarda se sei bello, se sei brutto, il resto non gliene frega un cazzo, non gli interessa niente. Anzi, se sei bello, se sei brutto, se c'è la macchina, se non ce l'hai, quanto è grossa, quanto non vale. Questo vale per uomo e per donna. Io non sono un maschilista, cioè per me l'uomo, anzi, la bellezza la guarda ancora di più, e guarda anche se c'ha il motorino, la macchina, la bella casa, la donna. C'è questa cosa incredibile. Il Refn questa cosa veramente li fa veramente schifo, e in questo film la porta alle estreme conseguenze. Perché quando noi ci rendiamo conto che per Elle Fanning sarà troppo tardi, ha fatto il passo più lungo della gamba, perché si è infilata a diventare amica di una strega molto più incazzevole di lei, che poi è la truccatrice, quindi spoilerizzo tutto. Chi non ha capito che la truccatrice e le altre sono una mandrata di streghe, non ha capito un cazzo. Cioè, se la mangiano e se la spargono tutta, ce la lasciano la luna, lei vomita, cioè, e mi pare chiarissimo. E in più il finale è ancora più chiarificatore di quello che dicevo prima, della bellezza in realtà della strega, perché una, che è quella che non è bella, la vomita alla luna, l'altra, che è costruita, non la regge dentro di sé, infatti si apre tutta e vomita l'occhio. L'altra invece, che era quella che non cagava nessuno, che pure era di bellezza naturale, che non si era rifatta tutta, prende l'occhio, se lo mangia, e quando è piena a quel punto di Elle Fanning, quando è piena della potenza della strega, tutti incominciano a notare lei, addirittura il fotografo la vede da fuori, voglio lei fuori, la fa rientrare dentro, e l'altra si sente male, deve vomitare, ripiglia l'occhio e di lì in poi, ciao, cioè, proprio, è bella la costruzione, cioè lei già viene notata perché è così sul divano sfavata, e lui da fuori fa licenzia quella lì, che fa, te sei licenziata, vaffanculo, te vai sul posto, che si mettono così 2 ore e poi quell'altra si sente male, no? E a quel punto, diciamo così, la trasformazione è completa. Cioè, dall'occhio in poi la strada sarà. Il problema è che ci sarà già qualcuno pronto probabilmente a mangiarti. Questa è anche un'allegoria del mondo dello spettacolo, del mondo della moda, del mondo del cinema. C'è sempre qualcuno che alla fine è pronto a saltare sul, diciamo così, sul cadavere del primo che è cascato. Questo è anche Neon Demon. Film fantastico a livello poi visivo, cioè tutte le scene oniriche sono spettacolari. La parte in cui fa la sfilata è geniale, e appunto il cambiamento suo di personalità, da quando il neon diventa da blu a rosso, la personalità della nostra protagonista diventa rossa, si incazza, si infuria, infatti tratta male già lui sulle scale, e in realtà tira fuori quello che è davvero il suo carattere, che lei fa tutta la modina, io non trombo con nessuno, sono così, ma in realtà alla base la bellezza di lei la porta a essere una persona cattiva, una persona diffidente, cattiva, e che sa di poter tenere tutti in mano. Quindi Neon Demon è un film fantastico a livello di narrazione, di come è messo in scena, un horror bellissimo, e oltretutto è perfetto a livello estetico, è qualcosa che quando si guarda rimane soddisfatto sin dalla primissima scena, dove lei è sdraiata, finta sgozzata sul divano, dove abbiamo il viola e il blu da una parte, che fa mamma mia, meraviglioso. E in più chiaramente dà anche uno spaccato di quel tipo di società delirante, devastante, quello della moda, come una massa di merda praticamente. Quindi che dire di più, con Neon Demon Refn chiude per ora un ciclo della sua carriera che non ha mai, secondo me, toccato punti bassi, e non ha mai toccato neanche punti discreti, sono tutti film ottimi, se non un paio di capolavori, ed è un regista che è probabilmente uno dei più importanti degli ultimi 20 anni, che non va preso sotto gamba solo perché molte persone lo reputano così, diciamo, un fighetto, o perché altri lo reputano il classico fortunato. Per me Refn sa benissimo quello che fa, sa come farlo, e spero che nei prossimi film riesca a continuare a mantenere questo livello, perché per me adesso Refn è una garanzia, come esce un suo film lo vado a vedere al cinema. Quindi che dire di più di Neon Demon? Se non l'avete capito manco questo, cercate di riguardarlo, perché è un film pieno di sottotesti che vanno tirati fuori, e anche se non si capisce il sottotesto ma lo si guarda e basta, pure muto, nonostante qui la colonna sonora sia a livelli incredibili, il film risulta praticamente un mezzo capolavoro, un film da vedere e rivedere 1600 volte. Allora, che dire, grazie a tutti, li siamo io, Frusciante, li sono sempre in via Magenta 85 da Videodrom a Livorno. Volevo ringraziare Andrea della Dodos Arts, insieme a Giulia e Iris, che hanno portato questo video alla vostra vista, quindi se volete rifatevela con loro, io non c'entro un cazzo, io sono solo quello che parla, se volete fare del male fate del male a loro. Qua no, davvero un ringraziamento, perché state gentilissime,
le ragazze che non conoscevo, quindi grazie mille. Andrea, come al solito, professionale come sempre. Un saluto anche al mancante, diciamo così, che non c'è. Che dire, più saluto la mia moglie che probabilmente lavorerà, saluto il Braschi che non è passato e quindi non abbiamo la brascata, ma tanto con Refn c'è poco da ridere in un certo senso. Venitemi a trovare qua. E poi volevo dire, devo iniziare un corso di cinema alla scuola Carver, andate a vedere su internet i modi, le iscrizioni, i soldi, io so un cazzo, io vado solo a fare il docente, andate lì, perché se non si raggiunge tipo 15 iscritti mi hanno detto che non si fa, quindi fate voi, se la volete fare, la volete fare, se non la volete fare io ne posso fare anche a meno, però magari si fa qualcosa di interessante anche quest'anno, visto che ne ho già fatte tre, faccio la Varta, chi non è venuto venga a fare anche questa scuola di cinema frusciantesca, è chiaro non posso fare in 10 lezioni il DAMS, ma qualcosa gli do, non vi preoccupate. Per il resto un salutone a Patrick, un saluto a Ricaoni, un saluto appunto al Braschi, un saluto a Pippo a Birramiata e poi a chi devo salutare? Nessun altro. Ci si ribecca al prossimo, speriamo, monografia con i bimbi della Dodos, ancora un ringraziamento alle due bimbe che sono venute qui per la prima volta e ci si ribecca, buon augurio da Livorno, non è tutto, ho parente le giornate, ma è così che si chiude. Ciao!